Con un video diffuso nella giornata di Sabato Santo, poche ore prima dell'inizio della veglia pasquale, il vescovo della diocesi di Vallo della Lucania, Sua Eccellenza Monsignor Ciro Miniero, ha voluto affidare ai media il suo augurio di una santa Pasqua a tutti i fedeli. Cari amici, la liturgia pasquale ci invita ad esprimere la nostra gioia. Il Signore è risorto da morte. È la gioia di tutta la Chiesa perché la luce del Re Eterno ha vinto le tenebre del mondo e ha donato all'umanità la capacità di amare come Lui ci ha amati. Questa speranza illumina le nostre notti, le nostre paure, le nostre tragedie, il nostro peccato. Siamo certi, il Signore risorto da morte ci ha fatto dono di una vita bella, straordinaria, fondata sull'amore. In questo tempo difficile della pandemia stiamo sperimentando quanto è importante guardare con fiducia il domani, vivendo con responsabilità e attenzione l'oggi. Un'attenzione che si esplicita nei quotidiani gesti di rispetto delle norme anti-Covid, nell'accoglienza attenta a chi ci sta vicino, nel rispetto sommo di quanti si stanno adoperando per il bene del paese. In altre parole, un'attenzione che si esplicita nel prendersi cura dell'altro. Sì, prendersi cura degli altri, cercando e desiderando il bene di tutti. Perché non possiamo vivere da isolati, non possiamo pensare di essere felici da soli. Apparteniamo ad una sola umanità. Può capitare di non condividere un pensiero, una scelta fatta da persone vicine o lontane da noi, ma questo non giustifica l'innalzamento di steccati. Non dobbiamo cadere nella trappola di chi semina zizzania, di chi accentua le differenze di cultura, di stato sociale o di nazionalità per favorire privilegi e disparità. Papa Francesco all'inizio di questa Quaresima ci ha spronati a non chiudere il nostro cuore a nessuno. Ci ha detto che la carità si rallegra nel veder crescere l'altro. Ecco perché soffre quando l'altro si trova nell'angoscia, solo, malato, senza tetto, disprezzato, nel bisogno. La carità è lo slancio del cuore che ci fa uscire da noi stessi e che genera il vincolo della condivisione e della comunione. Abbiamo sperimentato in questo tempo la verità di tale insegnamento, nel bene compiuto da tante persone. Ricordiamo particolarmente quanti si sono dedicati con ogni energia ai fratelli e alle sorelle più deboli, ai medici e al personale ospedaliero tutto, ai volontari delle varie organizzazioni sociali, alle Caritas parrocchiali e diocesane. Nei gesti condivisi di carità abbiamo toccato con mano quanto sia importante prendersi cura dell'altro. Così ha fatto il Signore con l'umanità tutta. Si è preso cura di noi e sostiene con la sua presenza quanti agiscono per il bene. Care sorelle e cari fratelli, la Pasqua irrobustisca la speranza di tutti noi e del mondo intero, perché insieme possiamo costruire meglio un mondo veramente umano, come il Signore lo ha voluto, morendo e risorgendo, perché noi amassimo come Lui. Buona Pasqua a tutti voi, care sorelle e cari fratelli.